Groove. Eh sì, abbiamo aperto così stasera chiacchierando. Colto in fragrante. Buonasera, dai, apri già, regista su tutti e due. Colto in fragrante. Sì, perché quando facciamo partire un video, allora automaticamente qui cominciano tutta una serie di disquisizioni sul fatto che qui avete visto Madonna è molto giovane, Live Aid 1985, quasi acqua e sapone. Quasi acqua e sapone, completamente dentro il groove. Sì. Buonasera, buonasera amici di Rete 8, lo voglio dire subito. Diciamolo. Prima che la regia metta in sovraimpressione il titolo, questa è una puntata che mi fa sentire un pochino datato. Sì. Perché i fatti narrati, sì, in questa vicenda. Te li ricordi? Esatto, non mi vedono protagonista, però sono fatti da me vissuti, me li ricordo tutti. Sì, insomma, stasera abbiamo una puntata, diciamo, torna una delle nostre, chiamiamole rubriche, come sì, facevamo a livello radiofonico, che è la rubrica In the Club, cioè nella puntata analizziamo 5 anni di una decade, sì, dove andiamo a cercare, i nostri Groovy Riders hanno fatto una lunga ricerca, andiamo a cercare il meglio dei brani che faceva ballare in quegli anni. E visto che chi è appassionato di Madonna sicuramente, ma sì, chi è più in generale appassionato anche di musica, già ha collocato questo video, sì, nella metà, la decade è quella evidentemente degli anni 80, sì, nello specifico la decade è quella della seconda parte degli anni 80, quindi dall'85 all'89. Perfetto, così abbiamo spiegato benissimo di cosa stiamo parlando. Dall'85, appunto, come accennavamo, come accennavi tu, comincia nelle classifiche dance mondiali. Sì. Ad affacciarsi questo era definito pop and wave, cioè sì, la new wave degli anni 80 si colorava più di pop, sì, e però con questi suoni elettronici, bravo, tipici proprio degli anni 80. Per questo la new wave rimaneva e arrivavano artisti che ovviamente la matrice afroamericana è sempre presente, sì, nelle piste da ballo, ma non mancheranno personaggi, appunto, insomma, abbiamo visto Madonna che quell'anno esce con 3 singoli, cioè non uno, eccolo, questo è Into the Groove che quello che sembrava giusto per aprire, con cui abbiamo aperto la puntata, ma anche Like a Virgin, cioè, e Material Girl, cioè quello, 3 brani che l'hanno veramente lanciata nel mondo. Ecco, molti artisti di quel filone, sì, anche se non avevano brani particolarmente groovy, sì, però finiscono proprio nelle piste da ballo. Nelle piste da ballo. Vedi, perché i suoni erano quelli giusti, sì, per l'epoca, fondamentalmente. Esatto. Vedi artisti come ABC, sì, e poi vediamo questa foto simpatica di questi ragazzi molto giovani, Tears for Fears, di cui ricordiamo la meravigliosa Everybody wants to rule the world. Perché tutti vorrebbero governare, capito, questo pazzo mondo. Tutti vorrebbero tenerlo lì e farne quello che vogliono, ma non è possibile. C'è un personaggio invece che quell'anno, sempre 85, sì, ne aveva già fatti di colpacci, non era il primo, okay, ma arriva con un brano decisamente efficace. Lo vediamo, eccolo qua. Tonight's the night, me and you, my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, finding lovers by night, knowing it's so wrong, feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak. Words they scream when part-time lover. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so then she won't speak to you, my part-time lover.
Allora, per senza parole. Per i pochi avvezzi a Stevie Wonder, sì, direi che sono veramente pochi, sì, diciamo che non aveva problemi di diaframma, ecco. No. Oltretutto cantando anche da seduto, dove notoriamente, no, è un po' più difficile spingere col diaframma, l'emissione, diciamo, lui questi problemi non ne aveva, no, di sicuro. Quindi siamo sempre nel 1985, Stevie Wonder, Part Time Lover, c'è anche qui, c'è una bellissima copertina che la regia ci agevola, grazie. Un brano up tempo che appena uscito finisce al numero uno delle charts della musica appunto legata al dance floor. Brano up tempo, piccola notazione tecnica, sì, magari per chi ci ascolta o chi ci vede divertente, brano up tempo perché oltre a essere veloce, ma non è quello, è che il rullante, sì, non cade direttamente sul movimento forte, adesso lo dico così, però mi è venuto voglia di dirlo. Bravo. Ma invece è in levare, quindi pum pa pum pa pum pa pum pa. Si crea un balance diverso proprio nel groove. Un balance diverso e anche molto molto veloce, che è una tecnica molto furba che, sì, nel reggae ha reso tutto anche molto divertente, più veloce pur essendo lento a volte. Guarda caso. Perché il levare rende tutto più veloce. Era un grande appassionato di reggae, scrisse anche Master Blaster, tra parentesi, sì, Jamming, dedicata a Robert Nesta Marley. Breve notazione tecnica. Altra così notazione simpatica: in quella canzone ci sono due personaggini, così ha preso i primi due coristi, sì, che ha trovato in un annuncio sul giornale. Dopo quell'esibizione sono diventati famosi. Dopo? No, allora, no. Luther Vandross. Beh. E Philip Bailey di Earth, Wind and Fire. Allora, due personaggi con delle voci straordinarie, e questo ci permette anche di ricordare una, sì, cosa interessante, perché il 1° di novembre uscirà sulle piattaforme un docufilm proprio sulla vita di Luther Vandross. Dal nome Luther, e oltretutto docufilm molto atteso negli Stati Uniti, sì, però se ne parla per gli appassionati, sì, se ne sta parlando anche qua in Italia, perché comunque la figura di Luther, sì, Vandross è stata abbastanza importante, cioè decisamente importante, una figura oltretutto... Tra l'altro lui ha cominciato proprio come corista. E oltretutto non relegata soltanto o esclusivamente al mondo dell'urban music, perché poi lo ricordiamo in tantissimi, il duetto per esempio con Mariah Carey, uno dei miei preferiti. Faremo una puntata, lo diciamo ai Groovy Riders, una puntata anche su Luther. Luther Vandross, ecco. Ah, tra l'altro corista anche con David Bowie, pensa, cosa particolare. Okay, sì. Vabbè, insomma, l'anno dopo, sì, quindi 86, continuano ad affermarsi artisti che vengono catalogati invece come synth pop. Synth pop, ok. Cioè, nel senso, l'uso dei sintetizzatori così, sì, ampio negli anni, sì, 80 mette in luce questa nuova, chiamiamolo questo nuovo filone, sì, personaggi come Human League, okay, Bananarama, sì, i Communards di Jimmy Somerville, sì, già cantante di Broski Beat, e anche quel funk wave, altra, sì, definizione di quegli anni, che rende l'idea, però, vero? Soprattutto, vero? Per la canzone Notorious, sì, parliamo di Duran. Esatto. rende molto l'idea, perché pop ci sono delle voci che non sono prettamente quali vediamo, no? Nella formazione, quella che poi dopo, quando si è sestata, sì, è rimasta fino ai giorni ad oggi, cioè, la formazione a tre, sì sì, loro tre, quindi Nick Rhodes, John Taylor e Simon Le Bon, che ancora sono in carriera. Quel disco segna anche l'inizio della collaborazione con Nile Rodgers, altro personaggio che poi li accompagnerà in diversi dischi. La redazione però, sì, che, come dire, ha sempre delle scelte leggermente trasversali. Sì, non che trasversali, però... Sì. Beh, insomma... Hanno gusto senza però essere scontate, ecco. Ci sgancia questa bomba atomica di cui io sono molto contento, perché è uno dei miei pezzi preferiti. Here we go. Stop.
World Up, World Up. Io ero qui che cantavo, non ballavo, ma mi ero già scatenato. Allora, i commenti per questa canzone, per questo video, si sprecano, si potrebbero sprecare dall'aspetto puramente musicale e tecnico, che a noi piace, ha un tiro pazzesco. Un tiro pazzesco. Io ovviamente entro un pochino subito a gamba tesa, anche in maniera inappropriata. Sicuramente il cantante era appena uscito da una partita di football. Sì, per questo perché per quel conchiglione rosso là in mezzo era molto abbondante. Allora, devo dire che in quegli anni anche le, eccoli qua, intanto il camion. Un look veramente particolare, veramente fine anni 80. Voglio subito fare un allaccio veloce, quel tipo di taglio di capelli, soprattutto centrale del cantante, così con quell'afro però tagliato a monolito, dopo per magari i leggermente più giovani loro possono richiamare per esempio un Willie Smith nel periodo del Principe di Bel-Air, cioè i primissimi anni 90, perché è quello lì a cavallo tra fine ed era quello lo stile di quel tempo, esatto, fine 80 e 90. Era un taglio di capelli insomma che andava moltissimo. Camillo, collettivo newyorkese, già attivo da metà degli anni 70, tra l'altro, quindi comunque erano in pista da un sacco. Quello è il loro più grande successo, World Up. Sono sempre stati molto bizzarri, molto particolari. Addirittura, e qui c'è la redazione ci dice che il primo album si chiamava Cardiac Arrest, cioè arresto cardiaco. A proposito, quando li vedevi ti veniva un coccolone. A proposito di arresto cardiaco, invito la regia a mandare i nostri sponsor, perché se non lo facciamo a Mister Romano di FR Live viene lui l'arresto cardiaco. Gli viene lui il coccolone. Eccoli qua. Garage del Commercio, per l'appunto. Prestige House Flipping Immobiliare, Car Wash City e poi la nostra pasticceria della Repubblica. E poi abbiamo anche sempre nel mondo del Car World Service. Sponsor che giustamente la regia inceda ancora su di loro perché sono sponsor che comunque più o meno tutti ci seguono da sempre, se non dal giorno 1, dai primissimi giorni della nostra esperienza. Per tutti i nostri telespettatori annunciamo a breve il compimento di 5 anni, tanto rientriamo in studio, compimento di 5 anni di trasmissione, inizio novembre, ma ne parleremo nella prossima puntata, così daremo un'anticipazione. Il 1987 continua a essere un anno denso di super successi da ballare. D'altronde comunque in pista c'era gente come Madonna, l'abbiamo visto, c'era gente come Michael Jackson, ovviamente. Ecco. Gironzolava da quelle parti anche Prince, lo vediamo. Anche Prince, che adesso sottolineiamo. C'era anche un brano, visto che poi arriva pian piano l'avvento della dance, che si chiamava Pump Up the Volume. Poi ne parleremo di altre cose, insomma, lì limitrofe in seguito. Ma c'è una foto che vogliamo farvi vedere di un brano che non ascolteremo perché lo conoscete tutti, l'abbiamo già mandato, ma la foto è qualcosa che fa venire veramente i brividi. In quel periodo bazzicava anche lei, Whitney Houston, proprio nel look dell'epoca, ed era il look veramente lei da giovane con quei boccoli. Era, siccome era già un periodo di successo per lei, ma era da poco finita siccome anche la transizione che la vedeva dal gospel. Lei nasce dal gospel e ovviamente. Quell'anno esce I Wanna Dance With Somebody, brano che, come dire, la porta in tutte le piste da ballo del mondo. C'era anche Never Gonna Give You Up di Rick Astley, che molti si ricordano, ha un successo quell'anno grandissimo. Ma i Groovy Riders, che come sempre non sono scontati, hanno scelto due brani dell'87, ne hanno fatto un medley un accostamento che parrebbe comunque non tanto azzardato, ma in realtà non tanto, sia dal punto di vista musicale, anche conoscendo i due protagonisti di questo medley. Vediamolo, poi lo commentiamo perché c'è molto da dire. Via, here we go. What's the collection left to you?
tomorrow. I don't want to hear that you gossip. Un live pubblicitario. Ci beccate sempre così. Allora, tanto, questo medley mi verrebbe da dire, riprendendo poi la frase che non si può pronunciare in TV, sì, di Zucchero Sugar, ma redazione Groovy Riders, ma che fai? In realtà no, in realtà è un medley che... è azzeccatissimo. Apparentemente, cioè... Iniziamo a raccontarlo. È un termine che riguardavo proprio oggi, il significato dicotomia, cioè una cosa che è divisa in due nettamente, che sembrano due cose diverse, che però messe insieme è una cosa unica, sì, perché è così. Perché camminano esattamente sullo stesso binario. Camminano sullo stesso binario, anche se la presenza scenica decisamente diversa, perché Terence Trent D'Arby... Bravo, il primo delle... Che quell'album l'hanno adorato. Noi eravamo giovani, sì, ma non così giovani. Io me lo sono bruciato quell'album e l'abbiamo visto. Dicevamo prima, tutte le ragazze erano innamorate di lui. Il classico esempio di un album che subito appena uscito l'ha consacrato come stella, sì, come protagonista. Si chiamava, devo leggerlo perché è lunghissimo. È molto lungo. The Oddline According to Terence Trent D'Arby. Era la sua, poi, come dicevi tu, un po' Michael Jackson, un po' James Brown. Lì nel video solo. Sul palco si vedono che ha preso un po' da entrambi. Talento incredibile. E poi ci abbiamo Zucchero. Poi agganciamo Zucchero con Pippo. Allora, quel disco blues che contiene Pippo è un disco straordinario. Un disco straordinario. Sì, sì. Stratosferico. Prodotto da Riccardo Rock Rustici, come sarà anche il seguente, che poi lo porterà proprio alla notorietà mondiale. Successo planetario. È oro, incenso e birra. Ma quel disco lì contiene Senza una donna, e già qui parliamo di un successo incredibile. E poi Dune Mosse, sì, super ballad con dei suoni incredibili per quegli anni, che di cui appunto vogliamo ricordare anche la versione con Miles Davis. Assolutamente. E quindi vediamo insieme in una bellissima foto. E poi una struggente ballad che si chiama Hai scelto me, che se non vi ricordate questo disco, andate a cercarlo sulle piattaforme, ascoltatevi per intero tutto blues, perché è un disco superbo, superbo. E quella Pippo, molto, sì, groovy, era diventata una canzone da ballare in discoteca. Da ballare in discoteca bisogna veramente... E non solo in Italia, ma in Europa. Bisogna, esattamente, mi ricollego all'ultima cosa che hai detto, sì, bisogna veramente dare credito a Zucchero per essere stato uno dei primi artisti italiani, sì, ad essere un artista internazionale. È chiaro che la sua vocazione, sia nel sound, ma anche nel modo di proporsi, la copertina blues, abbiamo visto prima, sì, un coro gospel che poteva essere un coro gospel sicuramente americane o anche nella declinazione inglese, sì, afro-inglese, però è stato il primo artista ad avere una vera vocazione internazionale nel suono, nelle collaborazioni, nel linguaggio musicale che esprimeva. E nel blues, infatti blues. Lo ha sottolineato anche nel titolo. Ma torniamo immediatamente dal blues. E prima di tornare al blues, sì, mi ricollego dal blues, visto che parlavi comunque di canzoni da ballare anche radiofoniche, dobbiamo salutare i nostri amici di Radio Città Fujiko. È vero. Perché lo ricordiamo, non lo facciamo spesso, abbiamo, sì, fatto all'inizio della nostra stagione, sì, da quest'anno Socek Groove è anche in diretta radiofonica proprio su Radio Città Fujiko. Sì, esatto, quindi salutiamo i ragazzi, ci sentiamo la prossima settimana e torniamo immediatamente sulla pista da ballo. I'm gonna go.
1988, Ashwood con Don't Turn Around. Questo brano, mista ai tempi, fu una hit. Un grande successo. Eccoli qua, tutto il collettivo, Ashwood, gruppo inglese, tra i primissimi a portare il reggae in auge, prima in Inghilterra e poi ovviamente in tutta Europa. Loro insieme a UB40 e insieme, come diciamo spesso, per ricordarli, al reggae bianco di Sting and the Police. E c'è sempre una spiegazione dietro certi fenomeni, sì. Nel senso che loro comunque, lo sentiamo, qua c'è del reggae messo dentro del pop con un'interpretazione che è assolutamente... New Wave, che è assolutamente mainstream, molto mescolato. Loro ovviamente sono inglesi, ma i loro genitori sono delle West Indies. Bravo. Quindi loro non erano strettamente giamaicani. Sì. E infatti loro in un'intervista anche che ho letto recentemente, sì, l'hanno detto, noi non sapevamo come parlare della Giamaica perché non eravamo giamaicani. Sì. Quindi abbiamo deciso di parlare di una realtà a noi vicina, cioè quella londinese. Sì. Ovviamente portando dentro delle sonorità che erano sia giamaicane, però mescolate con quelle dei Caraibi, Caraibi. E quindi ci faceva piacere ricordarli proprio perché insomma la canzone è straordinaria, Don't Turn Around, ricordiamo. E loro, Ashwood, erano tre musicisti principali, sì, tra l'altro indossavano sempre dei cappelli meravigliosi, io li ho sempre invidiati, sì, vedrete in tutti i loro video, se andate a cercarli, hanno questi copricapi veramente pazzeschi, uno più bello dell'altro. Erano tutti e tre cantanti, sì, e molti si ricordano Brinsley Ford, che è il cantante principale, ma questo era Drummy Zeb, il batterista, sì, che ha interpretato Don't Turn Around e che purtroppo scomparso nel 2022, quindi questo era un motivo in più per farvi ascoltare questa meravigliosa canzone. Un fun fact veloce, sì, sul successo appena visto degli Ashwood, che è una cover, tra l'altro. Che è una cover già interpretata anche da Tina Turner e da Luther Ingram, però che non ha avuto quel successo che ha avuto la loro cover. No. Ebbene, dopo che loro erano già in pista da parecchio tempo, sì, ma non erano ancora famosi prima di questa canzone. Sì. Però la canzone stava avendo un discreto successo nel UK, era entrata nella top 40, nella top 40, quindi in fretta e furia hanno deciso di fare il video musicale, sì, e dove l'hanno fatto? Sono andati in Spagna, nel deserto spagnolo, utilizzato e abusato negli anni 70 dagli spaghetti western. Quindi, dai grandi registi come Sergio Leone, sì, e non solo. Quindi era una cosa divertente perché sono andati proprio lì a registrare questo video. Allora, simpatico. Con questi cappelloni sembravano anche un po' western, diciamo, nel loro modo di interpretare il loro look. Questo era l'88 e quindi arriviamo all'ultimo anno di questa, insomma, 80s parte 2 che trattiamo, perché poi noi si comincia sempre dal 90 al 94, dal 95 a, insomma, quindi scegliamo proprio in maniera temporale precisa di seguire. Stavolta siamo stati anche didascalici, la redazione ha detto sì, facciamolo così che funziona, perché spesso invece saltiamo un po' avanti e indietro. Ma in quest'ultimo anno cosa è successo? Battuto la fiacca o è successo qualcosa? Nessuno ha battuto la fiacca, nessuno. Anzi, quello che era stato definito synth pop, cioè la mescolanza appunto di questi suoni sintetizzati, diciamo così, molto presenti nella decade, soprattutto grazie alla New Wave, però declinati a canzoni molto più pop, quindi molto più radiofoniche, più ballabili. Tendenzialmente cede un po' il passo ad un genere, ad un filone musicale che da lì fino a metà anni 90, soprattutto per quello che riguarda la black music, dominerà, che è il New Jack Swing. New Jack Swing, e da lì anche il film New Jack City, volevo citarlo, se non l'avete mai visto assolutamente da vedere. Arriva anche la dance, sì, in quel momento lì. Tra l'altro il New Jack Swing, sì, verrà adottato anche da personaggi come la famiglia Jackson, diciamo. Assolutamente. Da Michael, perché poi ci sono tre principali produttori. Beh, uno è Teddy Riley. Fonderà anche i Black Street. Io infatti l'ho conosciuto avvicinandomi alla black music proprio a metà anni 90. Sì. L'ho conosciuto per i Black Street, sì, e poi dopo a ritroso ho capito che era anche un grandissimo produttore con una storia alle spalle che l'ha portato poi a fare i Black proprio Street, così, evidentemente. E insieme a lui Jimmy Jam e Terry Lewis, anche loro, insomma, questa triade
di personaggi che si mettono dietro ai controlli di tanti artisti importanti, cambiano proprio il tipo di suono, il tipo di balance dei groove, danno una nuova interpretazione. Ci sono batterie elettroniche, sequenze ritmiche che sono anche molto computerizzate per questi aspetti, però di base dietro c'è una grande conoscenza musicale degli arrangiamenti assolutamente musicali. Quindi quel nuovo sound entrerà in tutte le piste da ballo e dominerà il dance floor, come nella canzone che andiamo immediatamente a vedere. Eccola qua. Avevamo citato la famiglia Jackson perché Janet... Bello questo look di Michael. No. Loro veramente, per certi aspetti, non dico che sono sovrapponibili, però loro sono sempre stati molto accostati. A parte legatissimi, erano molto legati. Certo. Sì. E questo era proprio la maniera di sottolineare quel tipo di andazzo musicale, soprattutto legato ai groove, come dicevi tu. Però, questa è Rhythm Nation, successo mondiale. Album premiatissimo, vendutissimo, insomma, della grande Janet Jackson. Però c'è un gruppo che se ne frega beatamente. I suoni erano più o meno quelli, però il modo di interpretarli e il piglio era completamente diverso. Diciamo che ci sono tre signori a Birmingham, questi qua, dato la foto simpaticissima. D'altronde noi lo sappiamo, abbiamo fatto anche delle puntate riguardo gli inglesi, comunque tendono sempre a dare una loro interpretazione giustamente di quello che succede musicalmente nel mondo. Sì. Ecco, quindi non si fanno influenzare particolarmente dalle sonorità USA e fanno uscire, pubblicano questo brano. Sì. Che comunque è un successo mondiale a Social Group. Eccolo. Should ever consider being
Fine Young Cannibals. Un commento che abbiamo fatto nel fuori onda e sì, che riporto nella diretta, sono inglesi. Sono inglesi. Sono inglesi, cioè sono nel inglesi, senso, con questo sound lo capisci. Il look, il modo di vestirsi, l'approccio, lo capisci che non sono statunitensi. Tra l'altro è bello vedere dei video del passato dove la telecamera indugiava per diversi secondi sulla stessa inquadratura. Sulla stessa inquadratura. Cosa che non accade più oramai quasi da vent'anni. Adesso certi... Ti annoi immediatamente. Soprattutto i video musicali ti fanno venire quasi, ti fanno venire quasi attacchi di epilessia da quanto si... Proprio da quanti così cambi. Però a questo punto della puntata lo possiamo dire, ne abbiamo veramente viste di cotte di crude. Te lo dico. Che conteneva questa She Drives Me Crazy, esatto, che si chiamava The Raw and the Cooked. Esatto, il tipo di cotte e di crude. Cioè, così, come dire, noi ne abbiamo da buttare in padella, siamo arrivati veramente in chiusura della puntata, però ho visto qua nello story che la nostra redazione ha una canzone che io ancora adesso nelle serate non mi vergogno di dire, la suono ancora. Continua abbondantemente a pompare di brutto, perché è divertente pompare di brutto perché lo dicevamo nella preparazione prima della diretta. Sì. Quando trovi quell'idea che mette insieme una serie di sonorità, mescola ma con il gusto giusto e apri fondamentalmente un filone, oppure prendi un genere, lo modifichi e ne fai diventare un altro, se lo fai particolarmente bene, a distanza di anni le persone comunque non ti scordano. È proprio così, perché questo collettivo belga va sottolineato, perché tutti pensano assolutamente che siano americani, sono un collettivo belga, sono i Technotronic, sì, e sparano fuori nel 1989 questa Pump Up the Jam, come insomma, oltre a New Jack Swing, proprio quell'anno la dance già da qualche anno, ma stava crescendo tantissimo, perché stava riempiendo proprio delle discoteche. È proprio quel filone dance, però decisamente black, dal piglio black, un po' meno pop di quello che potrebbe essere Hardaway, tanto per intenderci, ma invece un po' più nero, capito? Però allo stesso tempo ha quella cassa dritta e dance, ed era suonatissimo anche in Italia, in Europa, Europa assolutamente, anzi dall'Europa ha fatto il giro contrario. Ha fatto il salto dell'oceano. Quindi, per concludere questa puntata, vi facciamo ascoltare questo brano straordinario. Esprimiamo tutto il nostro respect a tutti gli artisti che abbiamo mandato questa sera e a tutti voi che ci seguite sempre. Grazie a Mingo e Regia, grazie, come hai già citato prima. E adesso l'avvicino, fallo tu, per associare Social Kick Groove. Speriamo che sia quello che i nostri ascoltatori, telespettatori ci vorranno conferire. Ci vorranno tributare. Dopo quasi 5 anni di attività. Siamo vicini ai 5 anni, stiamo per festeggiare i 5 anni. Grazie a Mr. Romano, Social Kick Groove, tutta la nostra produzione, ai Groovy Riders che preparano sempre ogni volta delle puntate che noi reputiamo assolutamente sfiziose, divertenti e godibili. Elvi, DJ Mista, amici di Rete 8, prossima settimana, mercoledì dalle 19 alle 19.30. Siamo di nuovo qui. Social Kick Groove. Social Kick Groove. Noi siamo qua. E adesso Pump Pop the Jam. Ciao. Yeah. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my day.
groove.